Ciao, benvenuta e benvenuto alla lezione di Pilates. Ci prepariamo sul tappetino senza dimenticare di preparare l'acqua. Sorseggiamo. Grande spettacolo, eh? Grande acqua, grande. Ci mettiamo giù e poi alla fine ci beviamo insieme un abbondante bicchiere d'acqua. Ci mettiamo sul nostro mat e mettiamo tutte le informazioni insieme. Per informazioni intendo le informazioni chiaramente delle lezioni precedenti. Innanzitutto sentiamo come stiamo da sdraiati, la percezione della nostra schiena, i vuoti, gli appoggi, se ho male da qualche parte, qualche fastidio, com'è il mio stato d'animo, la mia mente. E alla fine dedicheremo qualche secondo di ascolto per sentire chiaramente la differenza rispetto all'inizio. Friziona bene l'osso sacro a terra, senti che si scalda, tempo qualche frizione diventa caldo caldo, quindi è più facile sentire l'appoggio e quindi lo rendo proprio saldo saldo a terra. La stessa cosa, cerchiamo di piantare il centro della schiena, come hai capito stiamo ricostruendo la posizione neutra della colonna. Lasciando solo un filino d'aria in prossimità del bacino, non qui in alto, perché altrimenti saresti in una lordosi d'ampio raggio. Quindi centro schiena in appoggio, anche qui se vuoi didatticamente avere un feedback, segui le ultime costole dove vanno ad incrociare la colonna vertebrale, tac, vado ad appoggiare. Attenzione che appoggiare il centro schiena spesso si porta dietro questo rullo del bacino all'indietro. No. Fermo il sacro e ricerco l'appoggio del centro della schiena. Questo ti costringe a fare una sorta di esplorazione posturale a cui magari non sei ancora abituato, però prima o poi ti accorgerai che è possibile. Poi risaliamo, inevitabilmente il dorso sta appoggiato e quindi arriviamo al tratto cervicale. Andiamo prima nella posizione neutra che prevede l'appoggio della parte posteriore del cranio, sguardo al soffitto. Poniamoci già in una retroversione, scusami, in una retropulsione del mento, perché il collo spesso sopporta tante tensioni, anzi tolgo lo spesso, e quindi questa posizione che è più di esercizio, non è neutra ma è di esercizio, ci pone in autoallungamento. La muscolatura distende proprio i tessuti. Apro una parentesi. Uno, se ti fa male questa posizione, ovvio, non la fare. Rimani in neutro e prendi anche magari un cuscino, sai che ne abbiamo già parlato, e lo puoi sistemare sotto al collo o sotto la testa. Trova la condizione nella quale ti senti, tra virgolette, comodo, nel senso in assenza di dolore. Non è per niente comodo subito il Pilates, un po' di sforzo lo devi fare, però il male, se senti male, fastidio, soprattutto dolore che si irradia, no. E quindi il cuscino ci viene incontro. Quindi abbiamo detto leggera retropulsione del mento, non solo ha questa funzione distensiva, ok? Soprattutto perché siamo anche in scarico, appoggiamo a terra la testa, ma anche ci facilita il concetto dell'autoallungamento, ovvero una volta posizionata la colonna, come abbiamo appena fatto, andiamo subito a creare l'autoallungamento prendendoci letteralmente la base del cranio. E la spostiamo, come dire, ci tiriamo letteralmente il collo in su e appoggiamo la nuca più lontana. Fai mente locale sui punti inferiori, eh? Devono rimanere in neutro. Molto bene. Il concetto di autoallungamento si completa pensando che anche il coccige possa venire tirato nella direzione opposta. E per fare questo ti consiglio una camminata con i glutei, fermo restando il punto d'appoggio del sacro, e quindi andiamo a camminare con i glutei in avanti. Pensa di portare prima un gluteo e poi l'altro verso il tallone, dello stesso lato ovviamente. Questo intanto ci fa riscaldare il corpo e ci crea questa sensazione di autoallungamento. Considera che lo cercheremo in ogni esercizio, ok? In piedi, in ginocchio, sdraiate sul fianco, ok? Ora andiamo a riscaldare anche le spalle, sollevandole verso le orecchie, con l'intenzione proprio di toccare i lobi delle orecchie.
e nel buttare fuori l'aria allunghiamo verso il basso. Pensa con le dita di toccare i talloni. Inspira, solleva. In tutto ciò non perdo la posizione della schiena appena stabilita. Inspiro, sollevo e fuori l'aria allungo. Ancora, inspiro, sollevo, fuori l'aria allungo. Braccia molto lunghe che premono leggermente in basso per attivare in maniera non intensa, però percepibile, la parte posteriore delle braccia. Tutto ciò senza perdere la posizione neutra della schiena stabilita prima. Ripassiamo la powerhouse a secco, tra virgolette dico a secco nel senso da fermi così. Inspiriamo, che sai che è un concetto misto di respiro, attivazione del pavimento pelvico e degli addominali e non solo. Allora, partiamo dall'inspirazione costale, espando bene la gabbia toracica in tutte le direzioni, anche dietro, anzi soprattutto dietro. Lascia il torace aperto, impara a svuotare i polmoni senza chiudere la gabbia, fai solo questo. Senti l'invito automatico del corpo ad attivarti nell'addome, che andremo adesso a potenziare volontariamente con l'attivazione del pavimento pelvico, dell'ombelico e del girovita. Inspira, lascia il torace aperto, attivati superficialmente con il pavimento pelvico, ombelico alla colonna senza muovere la colonna, tira in su il pavimento pelvico verso l'ombelico, restringi il girovita, fuori, 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 senti sempre più compatto, proprio senti le energie che vanno verso, che si raccolgono verso il centro. Sul finale richiudi il costato. Ancora. Inspirone, pavimento pelvico ombelico, fuori l'aria, svuoto i polmoni con la gabbia aperta, risucchia in su il pavimento pelvico, ti ricordi, contrazione ascendente degli addominali, girovita che si restringe, autoallungamento della colonna. Ricerca soprattutto nel fuori l'aria questa lunghezza nella colonna. Senti che pur facendo poco, tra virgolette poco, nel senso che stiamo facendo grandi coreografie, c'è tanto lavoro di concentrazione e in profondità. Ancora. Torace aperto, svuota i polmoni, attivati, pavimento pelvico, prima in superficie, poi risale in profondità verso l'ombelico che è vicino alla colonna, risalgo, tutto il girovita si stringe, si fa sottile, 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 la colonna rimane in neutro e si allunga. Fantastico. Cominciamo ad inserire la powerhouse nel primo esercizio che è Andred, che ormai conosciamo, sappiamo che il movimento delle braccia le braccia sono rigide, con le manine fa proprio tic tic a palettina, si allungano, sento lavorare i muscoli del cavo ascellare. Il movimento che inizierò a fare, fate con me, non deve destabilizzare il nostro scheletro, la nostra posizione neutra. Ora usiamo 5 tempi per respirare e 5 tempi per buttare fuori l'aria. Ti chiedo 2 cose. Uno, di respirare con la modalità appena insegnata, quindi con l'attivazione della powerhouse. Secondo, di inserire un respiro completo nei 5 tempi e una espirazione completa nei 5 tempi. Quindi c'è un discorso di controllo della respirazione, ok? Io parto contando il ritmo, poi farò con voi e senti il sound del respiro, anche tu devi sentire il tuo sound. Quindi inizio 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, inspira, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, e ancora 1, 2, 3, 4, 5, dinamico il movimento, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, ancora 2, respiri, forza. Fantastico. L'effetto Andred è proprio bello risvegliante. Adesso ci calmiamo un attimo dopo Andred. A me piace davvero tanto Andred,
perché sento proprio l'effetto spugna dei tessuti molli, sia il tessuto polmonare sia il tessuto i tessuti molli dell'addome, ovviamente, no? Detto questo, vorrei enfatizzare il concetto della stabilizzazione oggi e chiaramente insieme alla powerhouse, perché la powerhouse è lo strumento efficace insieme al controllo posturale per stabilizzare. Che intendo dire? Quando noi muoviamo un arto sia in maniera asimmetrica sia magari in maniera simmetrica, ok? Se il nostro centro, inteso come tronco, box, diciamo della parte superiore del corpo non è stabilizzata, si fanno magari questi errori, non so, estendo le braccia, mollo la schiena, non c'è tenuta. Ovviamente nella ginnastica, in questo caso nel Pilates, questo discorso viene enfatizzato, però pensa nella vita di tutti i giorni quando esegui male un movimento con gli arti superiori senza avere i muscoli stabilizzatori pronti a proteggere la tua schiena, ok? Quindi enfatizziamo oggi questo aspetto in questo modo, forse l'abbiamo già fatto, però porta tanta attenzione a questo concetto. Intanto alzami i talloni, lascia solo le puntine, fa quasi solo le unghie in appoggio, verifica che la tua posizione della colonna sia neutra, ok? Inspira. Inizia a buttare fuori l'aria con tutta l'attivazione della powerhouse. Quando hai proprio in un nanosecondo attivato il meccanismo di controllo della powerhouse, stacchi da terra i piedi e li riabbassi. Tutto questo movimento su e giù avviene durante il fuori l'aria, ok? Cos'è il tuo feedback? Riesco a mantenere la schiena nella stessa identica posizione. L'errore sarebbe quello di sollevare e non tenere la schiena, ok? Quindi inspira, attivati e fuori, 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 fuori. Ti accorgi che le gambe diventano molto pesanti perché devi proprio tenere forte qui. Inspirone e ancora. Attivazione invisibile e fantastico. La stessa cosa con la leva delle braccia. Quando parliamo delle braccia, introduciamo un concetto quasi di seconda powerhouse, che è relativa alla posizione delle scapole, ovvero ti chiederò di fare questo movimento di estendere le braccia all'indietro. Se lo fai senza connessione con la mente, il tuo corpo probabilmente, vedi, alza le spalle e stacca il centro della schiena. Quello che ti chiederò è di mantenere la posizione neutra sia a livello di bacino, di centro schiena e di collo ovviamente, e a livello delle scapole parti dando il senso di avvicinarle una all'altra e di abbassarle. Per abbassarle intendo in questa direzione, verso il bacino, ok? Piatte quasi a terra, si respira. Si attivano le powerhouse inferiore e quella delle scapole e quindi vado ad eseguire questo semplice movimento che diventa molto impegnativo con la richiesta che ti ho fatto. Inspira, attivati nel centro per muovere con controllo gli arti superiori senza mollare la tenuta della schiena, senza perdere la connessione delle scapole. Ancora uno, approfondisco. E dietro, fantastico. Ora ti chiedo di farlo con entrambe, sia le braccia sia le gambe. Quindi inspira, attivati nelle powerhouse, stabilizza il tronco, ok? Stacco e ritorno. Perdonami, ho sbagliato a darti l'indicazione. Dobbiamo partire con i piedi staccati, le braccia su, perdonami, inspira. Attivati nelle powerhouse, scendono le gambe, scendono le braccia, sfioro il pavimento sia con le braccia sia con i piedi e ritorno. Ancora. Fuori, 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 posizione neutra, powerhouse attive, fammi l'ultimo. Fantastico, senti che trema la voce dallo sforzo. Braccia giù, piedi giù.
Considera che spesso e volentieri, intanto risalgo, spesso e volentieri il sollevamento delle gambe a tabletop è una sorta di transition, cioè una sorta di preparazione, di passaggio da un esercizio all'altro. Infatti adesso passeremo a roll up e quando dobbiamo alzare le gambe per preparare, non dobbiamo fare senza attenzione, ma posso premere un pochino i palmi delle mani a terra, attenzione alla schiena. Ora mani sotto le ginocchia e ci prepariamo per il roll up. Torneremo al concetto della stabilizzazione anche con one leg circles e lì si parla anche di box. Allora, adoro roll up perché è proprio un massaggio, un movimento globale di tutto il corpo, ci attiva in tantissime dinamiche. Ci solleviamo con la testa e con le spalle ed inspirando voglio che espandendo la gabbia toracica, lieviti seduta o seduto. Effetto mongolfiera, mi piace chiamarlo. Si apre il pallone, la cestella sale, no? Quindi punto i tacchi a terra, punto le dita e mi allungo spingendo avanti i talloni, avanti le mani. Non forzare minimamente la schiena, soprattutto nella prima ripetizione. Gattono indietro con le mani, lo sforzo lo fanno quindi le braccia e ti punti o con i polpastrelli o con i palmi delle mani. Questa posizione a gambe distese, piedi flex, devo strizzare le cosce qui sotto tra di loro, una mano tira sulla lombare, il girovita è sottile, tengo una nocciolina fra le scapole, inspira e fuori l'aria. Avviene tanta roba nel fuori l'aria, giù la testa, scivolo, accompagno la schiena giù, porto le braccia ai lati del corpo e recupero le gambe a tavolino. Tanta roba. Fermiamoci un secondo nella posizione di supina, ok? Ripasso, statico ma impegnativo. Gambe distese, strizza le cosce tra di loro, glutei rilassati, verifica di essere nella posizione neutra, braccia lunghe. Il passaggio delle gambe è questo, parto dai piedi che si fanno a punta, le mani premono, le unghie sfiorano il terreno, recupero le gambe senza mollare la tenuta della schiena ed eccoci qua di nuovo. Su con la testa e con le spalle, inspirando vai su. Punta i talloni, punta le dita, allungati, vedrai che vai già un pochino di più rispetto a prima anche senza forzare. Cammina all'indietro con le mani, prepara le braccia dietro, un secondo di allungamento della schiena, di massima estensione del petto, giù la testa e fuori, 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 in. Senti il ritmo dato dal respiro. E voilà giù. Fantastico, adoro. Roll up. Siamo nella posizione neutra supina, mi ricentralizzo bene, sono ferma ma non a riposo perché sto lavorando tantissimo, giro vita forte, neutro nella schiena, braccia lunga che premono, strizza le cosce, adduttore strong e forte. Raccolgo una gamba con la stessa modalità di prima, vedi, tac, e la porto sulla verticale, ma andiamo ad analizzare bene, è lo stesso, ti ricordi il movimento fatto prima? Ok. Anche qui, con una sola gamba devi fare attenzione e prova a fare attenzione che essendo un movimento di una sola gamba, se anche tu stai sollevando la destra, probabilmente si alza l'anca destra rispetto alla sinistra. Qui espandiamo quindi il concetto della stabilizzazione alla box, il famoso rettangolo, anca anca, spalla spalla. Un rettangolo che deve rimanere ben piazzato, stabile, malgrado il movimento del asimmetrico degli arti inferiori. Quindi provalo anche con l'altra gamba, sollevo la gamba sinistra, ma schiaccio giù l'anca opposta per mantenere la mia box regolare, ok?
i tuoi muscoli, tu dagli l'input di mantenere il bacino allineato, le anche in linea, di premere giù l'anca opposta, i tuoi muscoli si organizzano all'interno e in profondità. Bene, quindi proseguiamo con l'estensione della gamba destra in one leg circles. Tengo un attimino per lasciare tempo ai muscoli di distendersi. Pareggia bene le anche, allungati. Faremo fare alla gamba dei piccoli cerchiolini che saranno ancora più destabilizzanti per la nostra box, ma noi siamo pronti e pronte, quindi il movimento tenderà a destabilizzarci, il nostro impegno sarà mantenere il bacino allineato, la box in linea, posizione neutra, e nel frattempo ti chiedo anche di respirare con la modalità che ti ho insegnato. La gamba va veloce, il respiro sarà lento e profondo. Tre respiri lenti e profondi mentre avvengono i cerchiolini dell'arto. Vai! E quindi giù. Resto un attimo nella posizione neutra supina, mi ricentralizzo e quindi preparo l'altra gamba con controllo. Anche da questa parte concediamoci qualche secondo di stretch, braccia, colonna in neutro, fissa la box, inizia il movimento dall'anca e tre respiri lenti e profondi. Allungati con la colonna. E stop, distendo, fisso il centro e quindi raccolgo le gambe con il movimento ormai noto e ci mettiamo in posizione seduta, sollevandoci prima con la testa e con le spalle, inspirando sali. Un passo in avanti dei glutei verso i talloni. Stacco da terra i piedi e quindi abbraccio le ginocchia al petto. Per oggi non teniamoci chiusi, chiusi. Pensa, vedi la colonna? Allora, uno non deve collassare verso il basso perché in realtà non sono appesa. Due, deve essere come una parentesi tonda, ok? E deve esserci sempre la sensazione di creare lunghezza. Il coccige in sotto e dalla nuca tiro in su. Quindi, dondolo all'indietro, massaggio la colonna e ritorno. Pensa alla linea della schiena, una linea tonda, compatta, perché devo sciogliere, massaggiare un po' e ritornare. Tipo sedia dondole, presente? Offri al pavimento una superficie rotonda, perché se stai diritta, tac, si perde anche l'energia del rotolamento che in parte ci aiuta a tornare. Fantastico. E detto questo, ci sdraiamo e portiamo di nuovo le ginocchia al petto. Introduciamo double leg stretch, portando bene le ginocchia al petto, ci aiutiamo proprio con le mani, con le braccia a tirare. Questo però è l'errore, ok, di sollevare glutei e sacro. Devi lasciare i glutei, ovvio che parte del gluteo si solleva, ma idealmente è glutei spinti in avanti, osso sacro appoggiato. Mentre tiro i femori al petto, scavo l'addome, mento abbassato, centro della schiena in appoggio. Inspirando faccio il movimento di apertura delle braccia all'indietro, come ti ho insegnato prima, quindi stabilizzo anche le scapole e cerco di portare le gambe tese sulla verticale. Nel fuori l'aria approfondisco e torno in stretch. Qui devi proprio pensare all'allungamento della colonna. E di nuovo, inspiro, espando la gabbia toracica, inizio a svuotare i polmoni senza chiudere il costato, attivati nella powerhouse, allungati. Un sacco di informazioni da mettere tutte assieme. Inspirone, stabilizza le scapole. Fuori l'aria, pavimento pelvico, approfondimento, allungamento della colonna e ancora.
Ancora. Fantastico. Quindi, mani sotto le ginocchia, sollevati con la testa e con le spalle, inspirando, sali in posizione seduta. Riprendiamo spine stretch forward, visto anche l'altra volta. Siamo seduti con le gambe distese e divaricate. Ti chiedo di avere la schiena diritta. Se riesci a tenere la schiena diritta solo con le gambe flesse, così le fletti un po', piuttosto che tese e gobba dietro. Se ancora non riesci, metti un cuscino sotto al bacino. Immagina una parete verticale dietro a te alla quale essere allineata. Tieni il costato connesso con l'addome. Senti gli appoggi degli ischi. Pensa di sprofondarli nel terreno e con la nuca di allungarti lungo la parete dietro a te. Punta le mani a paletta a terra, per 5 secondi crea autoallungamento. 1, giù le spalle, 2, 3, 4, 5, mollo la testa, collo, spalle, raggiungo senza forzare, diciamo, il punto più avanti che posso. Verifica che le gambe siano orientate giuste, quindi vedi le punte dei piedi in su e le ginocchia anche, non devi collassare all'interno, all'indentro, ma resistere. Prova a fare un micro passettino più avanti, dall'approfondimento vado un po' più avanti, ancora un tentativo, mi tiro, mi tiro, mi tiro, mi tiro e gattono per tornare indietro. Ed eccoci qua di nuovo in postazione, autoallungamento per 5. 4, 3, 2, 1, quindi una sorta di tuffo dall'alto verso il basso, raggiungo il massimo, indugio un attimino qui e approfondisco e 1, approfondisco 2, approfondisco 3, cammino all'indietro gattonando, voilà! Avvicina tra di loro le gambe e ti metti in posizione prona. Pancia in giù. Ripasso della posizione neutra da prona, ovvero gambe intanto leggermente divaricate, appena appena come sei comodo. Il pube appoggiato, devo percepire le anche ben aperte distese, il costato qui appoggiato. Risucchio l'intero girovita, lo ristringo attorno alla colonna. Il risultato è che un filino d'aria passerà sotto la pancia, o se non altro non devi sentire la pancia che preme in fuori. Non pensare solamente a ombelico alla colonna e punto il pube stringendo i glutei, perché questo non è sbagliato, però non è neutro, è l'equivalente dell'imprint come se fossimo sdraiati a pancia in su, come quando la lombare è aderente a terra. Invece devo mantenere il neutro premendo leggermente a terra il pube, le anche sono distese, è il girovita che si restringe attorno alla lombare che fa la differenza. Mettiamo le mani sotto alle spalle, i gomiti sono vicini al costato e spinti in basso. Senti una potente attivazione della powerhouse delle scapole. Sollevati un pochino con la testa e con le spalle, ok? E cerca di mantenere il neutro in questa posizione. Da qui, inspirando, premo e mi sollevo anche solo di mezzo centimetro, fuori l'aria, attivazione della posizione neutra della powerhouse, stacca da terra le mani e nulla deve cambiare nella posizione, soprattutto la pancia non deve premere fuori. Appoggia le mani, inspira, recupera un centimetro in su, stacca, tieni, 1, 2, 3, 4, 5, ancora, su, stacca, tieni, 1, 2, 3, 4, 5 e giù. Unisci mano su mano, fronte sul dorso delle mani. Usiamo adesso la leva delle gambe, eh? Stacchiamo le gambe tese da terra, senti che automaticamente i glutei si stringono, vai a sistemare la posizione neutra e quindi nuota con le gambe, muovi dei glutei dalle anche, eh? E
E questo movimento leggermente destabilizzante non va in realtà a perturbare la nostra posizione neutra. Powerhouse ben attiva, colonna che si allunga anche in questa posizione pancia in giù, pensa il coccige che si allontana dalla nuca. E stop. Fantastico. Ci giriamo sul fianco per un rapido ripasso anche del neutro sul fianco, mano che funge da cuscino, braccio che funge da cuscino, gomito in avanti, tiro leggermente il collo, rientro con la spalla, fletto la gamba di sotto, verifico il buchino qui sotto, parallela al suolo la colonna, linea pube esterno d'acciaio. Faccio su e giù con la gamba con un certo vigore, la gamba anche qui ha una funzione di destabilizzazione, ma ormai la nostra posizione neutra sul fianco è solidissima. Allungati con la nuca, la scarica il peso della testa, due respiri qui. Fantastico, raccolgo, picchietto un po' e con l'aiuto della mano e del braccio eseguo la transition, il passaggio dall'altra parte. Quindi preparo il braccio cuscino, metto la mano dietro a pigliare proprio il collo, gamba sotto flex, rientra con la spalla di sotto, quindi spalla su spalla, anca su anca, giro vita forte, vai con la gamba. Senti proprio la testa che scarica il peso, però mi allungo, qui sotto è forte, vai, forte la linea pube esterno, integra tutte le informazioni, bene la respirazione con la modalità che ti ho insegnato, allungati dalla nuca e voilà, mano a te, picchietto, come dimenticarsi di un momento. Relax, mi aiuta a sollevare il corpo e dedichiamo solo qualche secondo, come detto all'inizio, all'ascolto della schiena, come appoggia a terra, come ti senti, come respiri. Molto bene, io sento la schiena più rilassata, oltre che più caldo ovviamente, il respiro, la mente sono più forti ma rilassati al tempo stesso. Fantastico, ragazzi. Passando dal fianco mi aiuto a raggiungere la posizione gambe incrociate, mi avvicino alla fonte d'acqua. Un bicchiere d'acqua abbondante, adesso ho sorseggiato mezzo bicchiere. Adesso finisco il resto, intanto ti saluto e ti aspetto a domani. Ciao.